Ciao ragazzi, in questo video come vedete non sono da solo, ma sono in compagnia appunto di Thomas, è un mio collaboratore, ora lascerò la parola a lui e spiegherà di cosa si occupa all'interno di Relive Studio. Ciao ragazzi, sono Thomas Farinelli, mi occupo del primo approccio col cliente, cerco di capire le sue reali necessità per incominciare un percorso di coaching personalizzato, un percorso di cambiamento a livello fisico. Quindi il mio compito in breve è quello di comprendere realmente le necessità e capire la situazione, la condizione attuale del cliente per indirizzarlo verso il percorso di miglioramento fisico più adatto alle sue esigenze. La figura di Thomas è veramente molto importante e alcune persone magari si possono chiedere perché hai scelto di prendere appunto proprio questa figura all'interno dell'azienda. Moltissimi personal trainer, infatti se ci fate caso, spesso tendono a lavorare in maniera autonoma, spesso tendono a lavorare da soli, ma tutto ciò mi sono reso conto che comporta tutta una serie di problemi, nel senso che una delle lamentele più grosse che sento da tantissimi clienti ancora ad oggi, quando intraprendono molti percorsi di miglioramento fisico, che siano offline o che siano online, ok? Non c'è differenza, ma appunto non riguarda sì tante volte proprio il piano che gli viene dato, ma moltissime volte anche una critica molto comune è proprio riguardo quella che è l'assistenza durante il percorso. E Thomas è fondamentale per garantire a me di dare un'assistenza ottimale a tutti i miei clienti. Perché? Perché io all'inizio mi occupavo sia della parte, ovviamente quando ero da solo, mi occupavo sia della parte dei nuovi clienti, sia della parte invece di gestire i clienti che già sono all'interno del servizio. Invece facendo cosa? Introducendo la figura di Thomas, questo ha permesso di avere più clienti, avere molte più persone soddisfatte, quindi mantenere altissima una cosa che per me è di fondamentale importanza all'interno dell'azienda, che io appunto trasmetto anche a Thomas e agli altri collaboratori, ovvero la qualità e la soddisfazione del servizio, la soddisfazione di ogni cliente nella qualità appunto del servizio. E Thomas, grazie alla sua figura appunto, mi permette di concentrarmi al meglio quotidianamente al 100% su quelli che sono i miei clienti, e invece lui si occupa appunto di aiutare il più possibile persone che si stanno interessando ai nostri servizi, persone che sono confuse, non sanno dove sbattere la testa, per magari comprendere un po' meglio come effettivamente noi possiamo andare ad aiutarle. Sicuramente agli occhi esterni una persona può pensare che il tuo compito sia veramente quello di vendere, ma in realtà non è così. Qual è veramente il tuo ruolo all'interno dell'azienda e in realtà cosa vuol dire per te vendere effettivamente? Sì, come appunto molte persone intendono il mio lavoro come semplicemente un ruolo di vendita, quando in realtà poi non è effettivamente così. È ovvio sì, anche che mi occupo di aiutare il cliente nel processo di acquisto, di semplificarlo e indirizzarlo nel modo corretto ad acquistare i nostri servizi, ma c'è tutta una parte prima che le persone dall'esterno non vedono. Tutto ciò che le persone dall'esterno non vedono è la parte di comprensione della situazione del cliente, quindi io mi definisco più un tutor che un venditore, perché ovviamente mi sono anche formato, ho studiato da ciò che fa Gabriele, dalle nozioni non base, anche avanzate per capire effettivamente la situazione del cliente, capire se veramente possiamo aiutarlo con i nostri servizi. Quindi facendo un esempio, su 10 persone che vogliono partire, non per forza tutte queste 10 persone le facciamo entrare, semplicemente perché non ci occupiamo, per esempio, di persone vegetariane, perché non siamo sicuri effettivamente di fargli raggiungere gli obiettivi che desidera. Ma questo io lo faccio perché? Perché purtroppo sul mercato italiano il 99% dei personal trainer generalisti si occupano di tutto per tutti, pur magari di prendere qualche soldo in più. Cosa totalmente sbagliata nel momento in cui bisogna capire la casistica del cliente e aiutarlo veramente se lo si può fare. Come detto appunto Thomas, questa è una cosa molto importante, perché purtroppo nel mercato del fitness spesso la maggior parte dei personal trainer cercano di fare tutto per tutti, quindi in realtà quello che vanno a fare non è effettivamente poi andare ad aiutare nessuno in particolare nello specifico. Perché? Perché ti ritrovi a dover gestire nella tua quotidianità casistiche totalmente differenti, dalla donna incinta alla donna che è in menopausa, invece l'uomo che vuole perdere massa grassa, l'uomo che vuole aumentare di massa muscolare, tantissime casistiche differenti. Sarebbe stupido e sciocco pensare che tutte queste casistiche e mille altre ancora richiedano le stesse competenze e lo stesso grado di specializzazione da parte del professionista, da parte del personal trainer. Quindi noi come studio abbiamo scelto di specializzarsi in quello che è il mondo maschile, di aiutare i ragazzi uomini al 100% in quello che è il proprio percorso di miglioramento fisico dal punto di vista appunto estetico e dal punto di vista del miglioramento mentale, che sono due cose strettamente collegate,
Questo perché? Perché è totalmente differente dal punto di vista emotivo e dal punto di vista dell'allenamento e dell'alimentazione andare ad approcciarsi, trattare, andare a comprendere effettivamente, ad aiutare effettivamente quello che è un uomo, anche solo rispetto a quello che è il sesso opposto appunto della donna. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine di questa video intervista con Thomas. Per chi non l'avesse ancora conosciuto, appunto, spero sia stata un'occasione interessante, piacevole di conversazione tra noi due per appunto conoscerlo. Per rimanere in tema, siccome credo appunto l'abbiate capito qual è il ruolo di Thomas, per chi volesse avere maggiori informazioni riguardo i nostri servizi, basta mandare un messaggio WhatsApp al numero che vedete qua sotto, parlerete direttamente con Thomas e direi, come avrete capito, lui sarà disponibile e lieto di dare una risposta a tutte quelle che sono le vostre domande in merito ai nostri percorsi. Quindi ciao ragazzi, grazie per aver visto questo video e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi.